Ultima voce del macro modulo dell'attività, gli obiettivi. Gli obiettivi si presentano in griglia, anche qua abbiamo delle barre di avanzamento in percentuali e gli obiettivi appunto possono essere obiettivi su un fatturato, su un numero di ordini, su delle vendite che dobbiamo appunto piazzare verso i nostri clienti. Come si presentano? Ne apro uno e vado in modifica. Per mostrarvi appunto qualche informazione più nel dettaglio, abbiamo un obiettivo, un descrittivo, un periodo di inizio e di fine entro il quale sperare di risolvere l'obiettivo, il tipo di documento interessato, il formato, quindi se è numero documenti o totale imponibile, e appunto il quantitativo, quindi il quantitativo di imponibile o il quantitativo appunto di numero documenti. Vediamo qui sotto appunto la possibilità di inserire un descrittivo e la possibilità di associare questo obiettivo a un cliente, a un fornitore, un mandante o una combinazione di essi. Infatti gli obiettivi ci possono tornare molto molto utili se vogliamo appunto prefissare degli obiettivi di vendita, magari vendere come in questo caso almeno 10.000 euro di fatturato per magari un fornitore per cantine 20 voglio della mandante in vino Veritas, quindi entro tot periodo fare 10.000 di fatturato, quindi qua abbiamo una combinazione di tutti i campi che abbiamo appena compilato. Altro grosso vantaggio degli obiettivi è, come per tutti gli altri moduli di GUSE, quello di avere effettivamente un widget, quindi possiamo andare a inserire, qui lo vediamo qua in alto, un widget che ci mostra sempre in tempo reale lo stato dei nostri obiettivi, i widget che ritroviamo cliccando sull'icona in alto a destra della dashboard. L'icona.